Con Marco Mazziotti, neo allenatore del Napoli calcio femminile, 4-3 il risultato finale, un primo tempo giocato col cuore, un secondo tempo condizionato dalla doppia espulsione delle veterane Schioppo e Di Marino, ma comunque una gara di Coppa Italia affrontata senza preparazione, quindi tante indicazioni per la sua prima nel calcio femminile. Ah sì, è stata chiaramente una partita da due volti, il primo tempo l'abbiamo dominato e l'abbiamo chiuso in vantaggio, il secondo tempo purtroppo senza preparazione, senza alcuna organizzazione, perché in effetti ci siamo radunate oggi, siamo venuti meno sotto il profilo atletico e la maggiore esperienza della squadra avversaria ha ribaltato il risultato. È chiaro che già di questi tempi giocare in inferiorità numerica senza alcuna preparazione diventa proibitivo per tutti. Le ragazze hanno dato il massimo, ho visto un grande impegno, una grande voglia di lottare sempre, quindi mi fa ben sperare per quello che sarà da domani l'inizio della preparazione vera e propria, e poi ci proietteremo, ritorno fra 15 giorni, ma soprattutto al campionato all'inizio di ottobre.
dal 3-0 al 4-3, prima di Coppa Italia, ma va detto che si giocava praticamente senza aver fatto neanche un giorno di allenamento. Il caso Collana ha tenuto banco quest'estate, quindi la Carpisa non ha potuto cominciare gli allenamenti come ogni anno e il campionato sarà affrontato, diciamo, da domani con la preparazione che sarà fatta ad Agnano. Valentino Esposito, capitano della squadra, nonostante il bel inizio, poi sono venuti meno quei limiti di tenuta atletica, soprattutto nel secondo tempo, e le due espulsioni poi hanno fatto il resto. Noi sapevamo che questa sarebbe stata una partita diversa dalle altre, purtroppo abbiamo vissuto una situazione anomala che è difficile che si verifica nel calcio, però non abbiamo avuto la possibilità di allenarci prima e di fare un ritiro nel momento giusto, ovvero una decina di giorni prima almeno, per avere un po' di benzina nelle gambe. La situazione del Collana ci ha spezzato le gambe, anzi, e purtroppo siamo venuti oggi ad affrontare questa partita senza nessun allenamento. Le ragazze in campo, noi abbiamo giocato bene, alla fine quello che riusciamo a dare l'abbiamo dato, però quando non è una condizione fisica, non dico ottimale, ma almeno discreta, che ti permette di giocare per 90 minuti in fase di preparazione, purtroppo può succedere che da un 3-0 si passa a 4-3. E c'è da dire che abbiamo una squadra giovane, quindi magari l'entusiasmo di questo 3-0 ci ha portato ad andare, tra virgolette, un po' fuori di testa.